resta all'indietro per Buffon, chiede palla anche Cannavaro. Buffon vuole rinvio, aspetta l'attacco di Convey che non arriva, e allora facile. Novan sembra voler aggredire la squadra statunitense e i portatori di palla italiani. Buffon, c'è Fabio con il nostro sistema di... ma sta lì, la palla è stato favorevole e poi c'è stato il fallo. C'è Cerundolo che batte bene. Convey d'attacco anche sulla tua Africa, la profondità per McBride, controlla il pallone Buffon, lo raccoglie prima che esca sul fondo. Arsi arriva a traversone verso il centro, Buffon con un pugno, Bocanegra gli ha fatto proprio il gesto di cercare di muoversi di... eccolo il replay dell'intervento che è così. Palla tagliata per Bocanegra che non arriva, liscio, autogol di Zaccardo, incredibile pareggio degli Stati Uniti. Lontano, è stato bravo. Calcio d'angolo battuto da Convey, siamo in 10 contro 11 e dovremmo giocare, sta dicendo. Organizzarsi meglio in queste situazioni. Buffon, 36 minuti di gioco, 1-1 tra Italia e Stati Uniti. Adesso soprattutto ancora di più, visto che siamo in inferiorità numerica. L'abbiamo visto quando la palla è andata sull'esterno. Palla che viaggia dalle parti di Buffon. Buffon. Nesta, centrale, c'è spazio per Mastroeni che viene, attenzione al suo destro, lo prova Mastroeni! C'è due di origine argentina. Buffon c'era. Mastroeni in realtà va fuori, è un giocatore di talento straordinario, di fisico, forse magari in fase difensiva non ce l'hai sempre, ma davanti. Allarga per Convey, tunnel su Zaccardo, Convey dentro, Buffon c'è! Poi scivola, slitta, gli prende il tempo Zaccardo, Buffon non rischia, va profondo. Si stacca Cannavaro all'indietro per Buffon e può finire con un po' più di tranquillità il nostro primo tempo. All'indietro Cannavaro, Buffon, qui fischiano tutti, McBride non ce la fa, Nesta all'indietro per Buffon, Zaccardo perché Nesta Zaccardo, è andato a staccare, scusa, sì. Poi ad allargare improvvisamente lo spazio con inserimenti, dobbiamo avere un po' più di pazienza, non questo, colpito male di mezzo esterno, sone di Bocanegra, Besley in area di rigore, tiro Buffon, si sposta, non c'è dubbio, bravissimo, buonissima chiamata del guardalino. Stanno giocando una partita straordinaria, di grande cuore, sul ritmo, sulla determinazione, sullo spirito di gruppo, col cuore. È allontanata, c'è Gattuso, ancora Beasley, arriva Buffon, possibilità di aprire, siamo 2-1 davanti subito, cerca il pallone verso il centro, Buffon chiama palla, la fa sua, 37 minuti sul cronometro, 1-1. Colpo di testa tentato da Cannavaro, McBride si tocca la parte offesa precedentemente da De Rossi, c'è Buffon. Pensavo fosse più forte, invece è una palla facile da controllare. Azzurri, Beasley passa, Nesta tocca il pallone, lo tocca anche Beasley, arriva Buffon, ripar- che prova il contropiede, arriva prima Nesta, ricominciamo da Buffon. Buffon sta per lanciare lungo, provano a uscire gli Stati Uniti con la difesa per McBride, protegge il pallone Cannavaro, il pallone arriva direttamente dalla parte opposta a Buffon. Quando poi non ha avuto più quella marcatura stretta, visto che gli americani dopo sono rimasti. L'arbitro manda tutti sotto la doccia, finisce 1-1 tra Italia e Stati Uniti.